Buongiorno. Buongiorno amici del Laos. Di notte, dottore. Siamo in pieno Laos plastificato. Che c'è? C'è la plastica. Oggi abbiamo Melotta che torna. Ci hanno rinchiuso proprio il vomito di cane. Sì, un piccolo vomitino. Da mangiare abbiamo due ospiti. Abbiamo tal dottor Fortunato, buongiorno, direttamente da Ravello, detto anche Otricheco. Allora, e poi abbiamo il professor Parra. Professor Parra, medico dello sport. Reduce dai successi del tennis italiano. Reduce dai successi del tennis italiano. Il professor Parra è famoso nell'ambiente del tennis e anche non, perché viene chiamato dottor Laser, perché lui ha inventato un laser che, poggiato sulle parti doloranti, sfiamma e ride. Messa così sappiate che il dottor, faccia vedere le manine. Queste manine hanno tastato Vinci, hanno tastato che ti posso dire? Nole Djokovic, hanno tastato Nadal, l'ha tastata? Sì, ma soprattutto visto che parliamo di tastare, hanno tastato pure Serena Williams. Che anche dice, Serena Williams. Lì c'è da tastare. Quelle manine hanno tastato Serena Williams. E lì ce n'è. Ma com'è Serena Williams? È dolcissima. Dolcissima. Una bravissima persona. Sì? Bravissima. Sì, molto. Chi è il più stronzo di tutti per te? Le interviste politicamente scorrette, uno che uno dice proprio questo è proprio guarda, la roba, ma non lo può dire, è quello che non l'ha mai curato, non lo può dire, ma io lo so chi è, lo so. si sa ma non si dice. Dottor Tricheco, yes. Sentite a me, voi siete tifoso del Napoli, no? Sì. Che ne pensate del fatto che Higuaín se ne è Io ho buttato via tutte le maglie. Hai buttato? Via tutte le maglie di Higuaín in Doces. Perché sai, a Napoli l'hanno presa bene. Sì, no, sono stati. Allora, ci sono dei filmati. Sì, anche andando in rete, esatto. Cioè. In rete, che non possiamo, ma ce n'è una in particolare. C'è un filmato che ho visto ieri, sì. Che è arrivato. C'è un signore di un negozio, forse di cappelli, così. Che fa un comizio. Che fa un comizio, una filippica di circa, non so, due minuti di insulti a Higuaín, che veramente è un capolavoro, il capolavoro dell'insulto. Cercatelo. Vabbè. Sì, detto questo, dal rapporto con De Laurentiis al fatto che adesso lui non troverà la pizza buona come a Napoli, a Torino, certo, e poi ovviamente vabbè, tralasciamo gli insulti, sì, perché... Quindi oggi sui giornali non si trovano notizie, non si trovano, tu le prime 10 pagine sono solo di cose brutte, poi trovare una notizia da commentare. Dottore, ti vedo immobile, eh? Ciro. Immobile alla Lazio. Perché ultimamente sto house parliamo solo di calcio. C'è una notizia, c'è, che riguarda la mia terra, la Sicilia, perché la vuoi sapere la cosa? Qual è la notizia che riguarda la Sicilia? È che Messina sta di nuovo senza acqua. Ah, senza acqua, sì. Ho letto di... Ma la cosa assurda è che, cioè, si è incendiato il tubo dell'acqua. Solitamente col tubo dell'acqua non si spegne gli incendi. Si è incendiato il tubo. Avevano fatto un raccordo, forse in plastica, non so, in plastico, quando mancò l'acqua, e si è incendiato. Ora queste cose non è che si incendiano da sole, secondo me si incendiano da sole, c'è il problema degli incendi in giro, perché mezza Italia ci sono dei roghi, e secondo te sono tutti... partono così per il forte caldo. Dove è sto forte caldo? No, su, no. Ancora non c'è dolosi. C'è? No. Non ci sta sto forte caldo, no. Quindi noi siamo causa dei nostri mali, capito? Siamo causa noi stessi, perché qualcuno ha piccato il fuoco lì, magari non al tubo dell'acqua, vicino, che poi si è propagato fino là. Adesso c'è gente che, scusa Fortuna, no, c'è gente che mi scrive a me per segnalare questo. Fiorello segnala che c'è, mica so, cioè qui io sono un guitto, non è che sono un... Uno segnala, tu lo puoi dire. Ma lo sanno, non c'è bisogno che lo dica io, si sa, ormai è partita. Non è che questo qua che può risolvere il problema. È partita secondo me. Dottore, lei sta partendo per? Rio de Janeiro. A fare? Il lavoro? Il mio lavoro è a cercare col tennis di portare quella medaglia. Ah, ma tu vai a Rio per il tennis? Sì, per il tennis. Alle Olimpiadi ci abbiamo la squadra, chi ci va degli italiani? Fognini, Seppi, Lorenzi,
Lorenzi, tra l'altro, ha vinto Kids Bue, ha girato un torneo a 34 anni. A 34, record. Sì, veramente record. L'anziano giocatore della storia dell'ATP a vincere il primo torneo della sua carriera. Cioè, lui ha vinto il primo torneo a 34 anni, mai nessuno così vecchio. Ieri sera ha vinto anche Fognini a Umago, e quindi dopo la Coppa Davis, Umago in Croazia. Quindi dopo la Coppa Davis, anche se abbiamo perso con l'Argentina in maniera, a mio avviso, molto immeritata, abbiamo avuto dei buoni risultati. Che bello sentire un professionista, no, che ci parla proprio seriamente, perché lui è uno vero, è uno che sta con loro. Sapete che c'ha il canguro lì, che tutti i tennisti c'hanno. E quindi noi abbiamo questa squadra olimpica, delle donne chi c'è? Vinci, Errani e Knapp. E doveva essere Knapp, chi è? Knapp è di italiana, Bolzano, di Bolzano, alta tesina, ma chiedo scusa alla Knapp per aver fatto, detto che la Knapp chi è? Karen Knapp. Vuoi ricordare che c'era una volta Dottor Knapp, era una cosa per il mal di testa. Sì. Tu te lo ricordo che sei vecchio, lo ricordi? Questa ragazza viene a fare anche i tornei qua al Foro. Ah sì? Sì. Altissimo. Tra le altre cose, a Rio segnaliamo che il presidente Malagò è riuscito nel miracolo, cioè ha rimesso insieme Errani e Vinci per cercare proprio di portare la medaglia. Perché avevano litigato? Eh beh, diciamo che la coppia si era scossa. Avevano litigato? Scoppiata. Sentite, non vedo l'ora. Avevano litigato? Sì. E invece adesso sono tornate insieme proprio per Rio. Certo, non sarà facile perché sono 2 anni che non giocano insieme, però si riprovano. Perché loro erano state numero uno di doppio, hanno vinto 5 tornei dello Slam, per cui chissà che non possano portare un. Oh, ma allora, visto che ormai questo spazio Laos sta diventando spazio sport, potremmo mandare su Sky Sport tranquillamente. Parliamo anche di Ferrari, che stupenda gara di ieri, due coglioni, posso dire la verità. Basta. Cioè, già vedi una gara, sai già che vince Hamilton o Rosberg arriva secondo, poi magari vince Rosberg e Hamilton arriva secondo. Vettel, poverino, un pilota pazzesco che continua simpaticamente, lo vedi, parla italiano, dice no, stiamo migliorando, stiamo facendo miglioramenti stupendi. Lì secondo me io non lo posso dire, ma io lo vorrei dire. Ma stai per dire? Io cambierei, altro che piloti. Tu cambieresti il manico? No, io cambierei tutto. Tutto tranne i piloti. L'ho detto, scusate. Meno che il colore. Meno che il colore. E neanche il colore è bello. Il colore. Come si chiama il pilota del colore? Verstappen. Scusate, l'altro ragazzo. Allora, cosa abbiamo? Cosa abbiamo lì? Ricciardo. Quello è il forte. Scusi, cosa abbiamo là? Dove? Lì. Abbiamo tutti. No, no, lì, sotto la cravatta. È una tartaruga rovesciata. Che bello che sei un tricheco bello. Vabbè, 7:50 dobbiamo chiudere, quindi lo sport è tutto, perché oggi si può parlare solo di sport. Perché appena parli. Oggi è pure lunedì. Sì, ma appena parli di qualsiasi cosa ti metti le mani nei capelli. Aspetta, dimmi. Facciamo chiarezza sul caso Zika a Rio de Janeiro. Caso Zika, la Zika, hai paura della Zika? La Zika è una scusa per non andare alle Olimpiadi o veramente c'è il rischio? Allora, essendo il fatto che io sono soltanto grassoccio ma non in stato interessante, penso che la Zika non mi dia grossi problemi. Io credo che la stagione sia quella invernale. Il battaggio che è stato fatto per la Zika è stato quello da terrorizzare chiunque, ci arrivano comunicati di ogni genere. Io credo che però anche i nostri giocatori che sono andati a giocare il torneo di Rio in stagione più estiva loro non hanno avuto grossi problemi. In ogni caso è una forma pseudo-influenzale che potrebbe avere trasmissività per certe anomalie nelle giovani donne e attraverso i giovani uomini. Comunque penso che il rischio sia piuttosto quindi controllato. Il problema sia il rischio soprattutto per quelli che sono, diciamo così, in stato interessante. È tipo il nostro amico. Abbiamo un'immagine. Abbiamo un'immagine. Quindi se lui ora. Lui, visto che deve. Quando partorisce? A settembre? A settembre. E allora non può prendere. Puoi andare in Brasile. Allora tu prendi la Zika, quei 3 gemelli che hai lì. Tra l'altro c'ha 3 maialini, credo, che aspetta. Signori, questo è tutto, grazie, arrivederci. E con questo chiudiamo questa immagine così di. Sì, di goduria. Di goduria. Prendiamoci il caffè. Io adesso tenterò di postare questi 9 minuti e 20 secondi. Lo chiameremo Laos Sport. Laos Sport.